dall'aeroporto di Milano Linate. Buon pomeriggio a tutti. Oggi è il 1° maggio del 2021, logicamente sono le quasi 4 del pomeriggio. Oggi provo a vedere un video che un appassionato non ha mai fatto fino ad ora. Però provo a vedere a che punto sono con la M4. Siamo pronti per l'apertura? Non siamo pronti per l'apertura? E alla fine conclusioni. Ovviamente non potrò chissà dare quale recensione, considerando che vedrò solo le stazioni da lontano. Però un'idea, insieme, ce la possiamo fare. Allora, questo all'Open Day del 2019, questo all'Open Day del 2019, mi era stato detto che cos'era, però mi pare che fa parte dell'area Kiss and Ride, che appunto lì dove ci sono le macchine dell'ATM, quella dei graduati, quando c'è l'area Kiss and Ride, che non mi ricordo esattamente cosa vuol dire, ma tipo un arrivo veloce, no? Cioè tu arrivi ad esempio da Segrate, ma non devi andare qui a Linate, devi prendere la metro per andare in centro e là fai veloce. Qui le indicazioni per i tamponi rapidi. E qui tutta la segnaletica, vedete? Appunto per entrare in aerostazione. Scusate, non mi ero accorto che le strisce pedonali erano da questa parte. Adesso andiamo lì dove si vedrà un pochino meglio. Ok, benissimo, che ci crediate o no, mentre stavo arrivando, le stavo registrando, e appunto qui arriva la parte più bella, ho visto salire dalle scale mobili tre persone, ho detto, ma come, mica non l'hanno ancora inaugurata, poi ho visto ATM. Allora, qui comunque il traffico sta aumentando, appunto avendo sbloccato lo spostamento tra regioni dello stesso colore, e qui arriva la parte bella. Potete notare come le scale mobili stiano andando, vedete? La segnaletica è stata messa come se la linea fosse aperta. Ascensore, indicazioni. Ecco, pecca che c'è scritto rimetta a fuoco. Ecco, aeroporto è scritto solo in italiano, ma questo è il meno. E vedete, adesso non sto nemmeno a stoppare il video perché andiamo all'entrata. Ok, allora. Ok, qui. Ecco. Qui devo zoomare. No, aspettate, non si vede bene, allora un po' più di qua. Qui non so se si vede. Metro, Kiss and Ride, aeroporto, ci sono le indicazioni, solo che se non ci riporto non riesco a riprendere bene. Adesso non ci rimane altro che andare alla fermata della 73, aspettarla e andare verso il centro. Prossima fermata, ripeti. Arrivederci. Aeroporto di Napoli. Sono sceso alla fermata della 73 Forlanini Artigianato. Abbastanza lontani, guarda, guardate, vedete anche qui il simbolo che accompagna Milano dal 1964, quando è stata inaugurata la M4. Qui scale mobili, un po' di curiosità, no? Porta secondaria. Ripeti, sì, siamo alla
fermata di Repetti in fondo a Viale Forlanini. Questo vuol dire che da, appunto, da Linate, dalla fermata Linate Aeroporto fino alla fermata Repetti, non ci saranno fermate intermedie. Di conseguenza saranno 3 km circa senza fermate. Quindi adesso avete visto uno dei due ingressi, perché ovviamente non ci sarà, non c'è solamente un ingresso. Adesso qui prenotiamo il semaforo e vi porto dall'altra parte a vedere l'ingresso secondario. Sarò stato 2 o 3 minuti ad aspettare che il semaforo diventasse verde. Qui appunto siamo all'altro ingresso. Curioso come non abbiano messo a posto, ma d'altronde solamente gli incuriositi, tipo il sottoscritto, andrebbero a notare queste cose. Ormai chi abita qui c'è più che abituato a vedere questa infrastruttura che apre non apre. Qui c'è l'ascensore, questo è nella tratta che è pronta per l'inaugurazione della M4, questo è l'unico ascensore che si può osservare veramente molto da vicino, perché ci sarebbe anche quello a Linate, ma questo qua si può vedere da vicino vicino, vedete? Bello, bello. Bello perché sembra nuovo. Se poi fa come la M5 che in 7-8 anni comincia a cadere a pezzi, questo diventa un po' meno bello. Questo è un ingresso, no, a livello larghezza è uguale a quell'altro. Repetti. Qua c'è il Rossettiere 500 che transita. Benissimo. Allora, adesso non ci rimane altro che andare all'ultima fermata. Stiamo parlando di stazione Forlanini. Lì abbiamo un bel jumbo tram revamp sul 27. Qui attraversiamo finché siamo in tempo, che gli incroci sono maledetti qui su Forlanini. Ecco, appunto, qua rosso, là c'è la pubblicità azzeccata, meno male, vicino alla ferrovia e appunto dietro ad una stazione, perché lì in fondo su Viale Forlanini c'è una pubblicità di Trenitalia che non capisco cosa mai possa c'entrare, dato che si è quasi in aeroporto. Il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Il futuro viaggia con noi. Giusto così mi è venuta lì l'ispirazione. Ok, signore e signori, stiamo arrivando al capolinea. Stazione Forlanini. Non riesco a capire se la zona è custodita o meno, ma nel caso sia custodita hanno fatto bene, perché cioè, guardate, cioè, senza custode uno curioso, no? Comunque anche un senza tetto, no? Scavalca qua dentro. Comunque l'infrastruttura si sta avanzando molto molto bene. Le indicazioni lì sono già presenti. Non saprei come farvi vedere, perché ecco, forse lì si riesce a vedere un pochino, però con lo zoom, cioè, si riesce a vedere un pochino la scritta, ma nulla di che. Qui c'è un TAF, anzi delle PR che però assumono le sembianze di un TAF nella... Questi sono i graffiti che mi piacciono, no? Non gli scarabocchi, tipo questi qua. Cioè, questi qua sono veramente graffiti che mi piacciono. Magari sapessi farli io. Insomma, la pena pigliare in mano una matita, figuriamoci se riesco a fare quei robi là. Adesso, salendo al piano binari,
cercherò di avvicinarmi il più possibile, perché avvicinarsi alla fermata stazione Forlanini è più difficile di ciò che possiate pensare. Allora, lì è partita la S6 per Pioltello. Adesso da qui forse riuscirò a darvi una specie di panoramica sulla stazione, ma ecco, lì è dove ero prima. No, scusate, lì potete vedere appunto l'indicazione stazione Forlanini, tutte le indicazioni del caso. Ok, qui è dove ci possiamo... Qui è dove possiamo avvicinarci di più all'infrastruttura. La stazione di Milano Forlanini. Di lì presumo che sia il tratto che vedi arrivare lì dalla facciata davanti, però non ne sono sicuro. Qui è da gennaio, perché teoricamente l'inaugurazione era a gennaio, poi l'hanno data per ufficiale ad aprile, non l'hanno ancora inaugurata, figurarsi. Tant'è che appunto è da gennaio che vanno i tabelloni. Io adesso prendo S6 per Novara. Ah, vedete, qui ci sono le immagini dei lavori, manca a farlo apposta. Lavori della stazione, però, questo non della metro. Adesso io torno a casa, prendo la S6 e... Ah, no, è vero. È vero, dimenticavo una cosa molto importante, che... Molto importante, diciamo, una cosa... Qui l'ascensore. Ok. No, ok. Dimenticavo che... Pensavate che concludessi il video, eh? Invece no. Voi non mi vedete, ma con due cappucci in testa, con la mascherina, sembro un terrorista. Ok. Qui, in questo preciso momento, questa dovrebbe essere l'uscita per la M4. Ok. Adesso qui. Perché vedete, questo è il 2. L'1 non si schiaccia perché quello di prima è il meno 1. Vedete qui. Qui ovviamente c'è il piano binari. Scendendo è subito qui dopo, fateci caso se non l'avete notato prima. Ok, qui questa è l'uscita, sarà l'uscita per accedere in metropolitana. E qui siamo al piano binari, scusate, al sottopassaggio. Ok, perfetto, adesso concludo veramente il video, perché sarà anche bello corposo. Ci rivediamo la prossima volta. Ciao!